Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monopoly Go sul nostro canale. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale, se no lasciate l'hashtag Monopoly Go qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e andiamo avanti con questa nuova puntata. Allora, partiamo sempre con le solite, il bellissimo Carnival Games, che non sappiamo quando uscirà, ma uscirà questo nuovo minigioco con le tre palline colorate che ci permetterà di comprare in un negozio specifico delle ricompense interessanti. Ma andiamo avanti, ricordiamoci il nuovo album, se non l'avete visto andate a trovare il video sul canale che si chiama Leak Album Nuovo, anzi Leak Album di Natale dovrebbe essere, con appunto Jingle Joy con 16 immagini delle carte ovviamente del nuovo album, che parte il 5 dicembre. Allora andiamo avanti, Billionaire's Blueprint è l'evento 2 giorni che dovrebbe essere ancora attivo oggi. Con ovviamente PEG, perché c'è il PEG, l'ho portato un po' avanti, così ho preso qualche PEG e non penso di poterlo completare come sempre perché è troppo presto per completare, ma comunque abbiamo preso un po' di PEG. Allora andiamo avanti, ah, ricordatevi ovviamente, me l'ero scordata, la pinnina lì, se vi serve ovviamente non l'avete ancora presa. Poi queste sono le nuove che usciranno, una che praticamente dovrebbe essere lei, perfetto, con il minigioco scavo e lei con il minigioco corsa, ok? L'altra non sappiamo dove arriva, però arriverà anche lei. Allora, andiamo avanti. Poi abbiamo il nuovo evento, Amazing Partner, che parte il 12, oggi è 8, quindi ancora c'è tempo, con la carta quella lì, la pedina di Spider-Man, la carta Jolly e diversi dadi. Di norma sono 5.000 dadi, ricordando i soliti eventi collaborativi. Da livello 1 a livello 5 abbiamo dadi, soldi e soldi a profusione, dadi, bustina e mega rapina. E alla fine abbiamo 600 dadi al livello 5. Ovviamente abbiamo dollari, bustina e pin. Oddio, ma hanno cambiato, regà. Hanno nerfato anche la collaborazione partner. Questa è una cosa brutta. Questa è una cosa brutta. Io voglio sapere veramente, Scopely, ma che c'hai in testa? Guarda, non lo so. Andiamo avanti. Magia d'oro. L'11 novembre sembrerebbe essere in arrivo la nuova magia d'oro con allarme furto 4 stelle e zap 4 stelle. 7-12 e 7-18. Andiamo avanti. Gate to the City dovrebbe essere il nuovo evento, 2 giorni e 5 ore, imprevisto società e tasse. Ok, sempre PEG perché il PEG dura 3 giorni rotti, quindi ce n'è. 5-10 minuti di per mille all'interno, PEG da tutti i pizzi, due bustine viola alla fine alla 45-48 e alla 50. Allora, io vi dico, quelle bustine viola mi puzzano di trappola. Per i fuffaroli, quella è una trappola, non ci cascate. Ve lo dico, ve lo dico. Allora, andiamo avanti. Eventi di oggi. Corsa alla tappa. Grande scommettitore alle 11. Molto tardi. Gira la ruota. Però è strano, hanno cambiato l'orario in effetti. Evento Key to the City, che è quello nuovo. Mega rapina e parcheggio gratuito. Poi abbiamo corsa alla tappa domani mattina. Allora, in realtà ci doveva stare. Ah, sta dopo. Ok, l'ho messo dopo. Allora, intanto devo ringraziare Willy Cash. Grazie per la carta. Ieri ho completato il set Curiose Stranezze perché mi è capitata la carta da una delle bustine. 1700 dadi in più. Poi aggiornamento patrimonio netto, livello 2 rapina in banca, 1600 punti, tanta roba. E questo è il nuovo torneo 2 giorni che dovrebbe essere partito ieri sera, 50 soglie ragazzi. Va bene, allora io ieri ho iniziato uno scambio e quindi adesso che andiamo in gioco lo vediamo. Ci dovrebbe essere lo scambio, eccolo qui. Perché ho visto nella lista che qualcuno voleva mandarmi beccato, ok? E io ho mandato uno dei cerebro che c'avevo. Perfetto. Olè, si riparte con le chicche quotidiane nuove. Ale. Che lì sotto c'è pedina cane. Allora, soldini e dadi, va bene, siamo contenti, sono sempre buoni. Voilà. Andiamo avanti. Ovviamente sono risalito di dadi perché ho fatto giocata. E sono arrivato primo nel precedente torneo anche perché ho giocato di più. Infatti mi sembra che sono arrivato circa 9.000 punti. Il bello è che sono ancora in lega con persone che fanno 1.500. Perché ovviamente è rimasto indietro la cosa. Quindi tanta roba per noi. Finalmente posso vincere qualche torneo. Alleluia, guardate. Era un miracolo vedere un torneo vinto. Oh, quanta roba gratuita. Ogni tanto si ricordano che pure qualcosa ce la possono regalare, sti maledetti, a parte le pedine. Ok.
Allora, proseguiamo. Il torneo è finito. Adesso mi dovrebbe dare i premi del torneo precedente. Qualcuno è venuto con il codice. Non ci credo. Con il link, ragazzi. Ha funzionato il link delle amicizie. Oh, ragazzi, si sta attivando. In ritardo, ma ha funzionato. Voilà. Raga, non ci credo. Ma si è attivato in ritardo. Se sono ricordati mo'. Oppure non era attivo fino a che non arrivavi a un tot di soglia di gioco. Grazie! Oh, che bello! Bonus degli amici. 150 dadi e pedina. Grazie! BBB tanto, BBB. Ok, salta. Vabbè, questa non la metto, scusate. Ma... Ah, è vero, riparte! Sì, vabbè, ciaone. Ma mi sa che non l'aveva contata all'inizio. Le sta a contare tutte mo', raga. Tutte le amicizie che mi avete rimandato le sta a contare mo'. Ah no, forse hanno fissato. Perché adesso gli amici si prendono pure con il codice e questo coso non le dava. Quindi può essere che hanno fissato e che adesso tutti gli amici che mi sono arrivati diretti contano anche per questo bonus. No, raga, la peggio. La peggio davvero. Ma stiamo scherzando? Sì. Io c'ho un bordello di amici. No, vabbè. Non finiamo più, raga. Continuiamo tutta la puntata così. Sicuro, 100-100. Secondo me è mega opening. No, sono finiti. Grazie a Dio, si fermano a 50. Però, wow. Ok, il nuovo pacchetto scambio. Già l'abbiamo visto. Mi piace le pubblicità. Ritornano e vengono a random. Sì, ci spiega come funziona il nuovo pacchetto swap. Non so se oggi ci arriviamo a prenderlo. Perché qualche tag ce l'abbiamo a pizzo. Ma vediamo che succede. Abbiamo preso tutto, oh, giustamente il torneo, 7.900, pensavo di aver fatto più punti, mi ricordavo 9.000, pensavo che mi ricordavo male. Va bene. Oh, Galactus Dorata, 5 stelle, nuova, sbam, ci avviciniamo a finire l'album per la prima volta con questo account. Grazie a voi sempre, ragazzi, siete pazzeschi, guardate quanti amici, e poi dite perché mi è arrivata la cosa degli amici, e guarda quanti. Chissà se... No, ok. Perché mi ricordo che ai tempi si resettava pure quella roba da sola, per sbaglio. Allora, io ieri non ho mandato niente, mi sa... Beh, sempre perché si era buggato pure lo scambio, i regali delle carte. Negozio, assolutamente, ma cioè prende la roba gratuita. 11.800 dadi senza far niente. Abbiamo iniziato il video che eravamo 9.005, mi sembra, cosa del genere. Che bello. Che bello tornare a questi momenti in cui è bello vedere i dadi tornare. Allora... Ovviamente non possiamo costruire, ovviamente cassa community è da caricare, ovviamente torneo nuovo fresco fresco e sopra abbiamo progetti miliardari con 1250 dadi se ci arriviamo. Ovviamente ci dovremmo arrivare. Dove stiamo ficcati? Ho perso il personaggio. Ah, lo start perché ho costruito, è vero. Allora, questo è Angolari, vero? Angolari. Dai. Bel per 50 da qua. Stazione secca col 50. Una distruzione che non so... Ah, è su uno di voi. Ok. Marco, t'hanno piato. Marco, t'hanno acchiappato. T'hanno piato distratto. E mo te prendiamo distratto pure noi, ovviamente. Non siamo da meno, per carità. Bel per 50 secco. Partiamo subito torneo pieno. Ale. Subito secondi. Vabbè, ovviamente abbiamo appena iniziato il torneo. Ovviamente non riuscirò a finire questo peg, ragazzi. Ve lo confermo perché... È quasi impossibile. Poi voglio tenermi i punti per la collaborazione. Perché se faccio la collaborazione con qualcuno di voi, la modalità ovviamente parlo. Devo averci i dati e devo averci situazioni per poterlo fare. Quindi là mi impegnerò un po' di più. Ovviamente. Se volete partecipare con me, io ci sono. Per 100 da qua, 3, 4, 5 liscio cosmico. Bella, una bella Prison. Vai così. Raddoppino? Assolutamente no. Però intanto prendiamo dei buoni 400 punti per quei dadi là sopra. Vai, per 100 da qua. 10, perfetto. Mua. Al bacio, perfettissimo. Vai, fammi un altro 10. No, imprevisto, va bene, va bene. Però è dollari. Se era previsto stazione, ci piaceva di più. Sinceramente. Ok, gira la ruota. Yeah. Gira la ruota. Ok, sì, sono vecchio per cantare cose de... E quel programma televisivo, ovviamente sono molto vecchio. Oh, basta. No, veramente, hanno rotto le scatole gli imprevisti soldi.
Ne arrivano veramente troppi, raga. Oh, altra Bryson. Dai, raddoppia, ti prego. Raddoppiaci, raddoppiaci. Yes. 500 e prendiamo pure 400 punti per sopra. In pratica stiamo per prendere pure 1200 dadi, eh. Tanta reba, tanta reba. Ok, questo è il tiro triste. 5-5, tiro più triste, però c'è il... No, non c'è manco l'arma, lo andiamo sull'affitto. Ovviamente. Vai, altro tiro triste. Mamma mia, che tristezza. 6-6-12, forse station. No, liscio di 1, va bene. Bella Bryson. Oh, le Bryson le abbiamo prese diverse volte, stamattina. Mi piace, niente raddoppio ovviamente, però ci va a prendere i dadi sopra. 1250. Andiamo a 12. Oh, pure il peg. 85 peg. Allora, là ci sarebbe il 10 milioni di per 1000, che noi massimo potremmo gestire a per 200. Però è un bel rischius, secondo me. Oh, 549 ed è 1. 6 e 2 imprevisto? Imprevisto stazione, perfetto. Questo ci piace a noi. Oh, vai così, andiamo da Marco. Povero Marco, mi dispiace di averlo beccato indifeso. Ma succede, il gioco è così, ragazzi. Monopoli resta sempre in questa maniera molto... Non competitivo, è il minimo della competitività, proprio lo 0% della competitività. Però ovviamente può dar fastidio perché uno deve ricostruire tutto. Ok, va bene. 400 punti sul torneo, altri peg là dietro. Allora, secondo me alla swap pack ci posso arrivare oggi, perché con 257 a 30 a botta dovrei poterci arrivare. Sto giocando in pratica totalmente random, mi tiri, ve lo dico. Infatti sto tirando a percento quasi fisso, che è sbagliato perché droppo dadi sicuramente. Però almeno riusciamo a passare a percento sulla roba, raga. Imprevisto? Ho dollari. Ma i dadi, se sono scordati l'imprevisto dadi? Se lo sono proprio scordati, non esiste più? Vabbè, però tutti i tiri storti, no, eh. Tutti i tiri storti, no, per favore. E da, e niente, tutti i tiri storti. Ha deciso così. Ha deciso così. Va bene, droppiamoli i dadi. Ok, 30 dadi, grazie. Ne abbiamo sprecati 300. Pure di più, mi sa. Oh, però, e basta. E niente, tutti i storti tiri. Perfetto. Ma non troppo. Ok. 5-5, questa è cattiveria. Dai, adesso no, un altro 5-5. Ma che è sta? Dai, ha cominciato a far punitivo. Gioco, ha cominciato a far punitivo? No, oh, non si nota per niente. Non si nota per niente il punitivo. A te? Guarda, guarda che punitivo che è diventato, tutto insieme. Perché sto lì lì, perché c'hai 10 minuti là, vero? No, dai, ma... Ragazzi, non ha senso. Quanti 10 abbiamo fatto? Non ha senso, davvero. 6 e 5, 11 forse imprevisto. No, liscio di 1. Porca zozza. Siamo scendi a 9000 di nuovo. Da non crede, comunque, eh. No, vabbè, 11. Ragazzi, è pazzia quello che sta succede. Sto tirando dei 10 e degli 11 che non esistono. Siamo ritornati a 9007. È perché mi sta a fare il punitivo completo, raga. Punitivo completo questo è. Ok, un 2. Dai, almeno dammi raddoppio. Dopo tutto sto punitivo? Assolutamente no. Attiviamo il per 1000. E allora mo giochiamo con le posizioni, raga. Perché abbiamo meno dadi di prima. E dobbiamo giocare per 200. Quindi posizioniamoci. Guarda la cattiveria. Guarda la cattiveria del gioco. Quanto ci scommettete questa rapina? Ma guarda un po'. Ma io non l'avrei mai detto. Porca zozza. Prima o poi faccio il controllo come ho fatto su Pokémon. Vedrete. Dai però, guarda, me lo sta a fa apposta. Mo' per uno sta a prendere tutto. Da non crede. Allora, proviamo un per 200 da qua. 5, 6, 7, mi sa vuoto cosmico. Altro per 200. 5, 4 imprevisto. No, liscio cosmico. Oh, e dai però. Cioè, non ha senso davvero. Ok, dai. Diciamo, diciamo. Allora, andiamo da Marco. Ok. Tutti i dati che abbiamo guadagnato oggi li abbiamo riusati tutti e li abbiamo persi tutti. Benissimo così, ma non troppo. Ok. Come al solito sto gioco si impegna a punirci. Oh, altro per millino attivo, giusto per sprecare dati. Ok.
Però 20 peg e 200 dadi, diciamo un mezzo recuperino da qualche parte torna. Il problema è trovare posizione e sperare che ci va. Vediamo un po' e niente. Vediamo da qua. Imprevisto dadi, buono. Per 200, liscio. Ok, 5, 6, 7, station. Rapina. Yes. Ok. Ok, così può andare. Così può andare, anche perché facciamo tanti soldi. Possiamo costruire tabelloni. Anche se droppiamo dadi è buono, perché noi dobbiamo salire velocemente. Oh, è vero, è un torneo 2 giorni. È un torneo 2 giorni, regà. Rapina significa 3200 punti. Yeah. Okay, ovviamente facciamo pochissimi dadi uguali, eh. Non è che la magia mi fa chissà che miracoli qua. Però intanto, intanto non mi devo lamentare. Ok. Il problema è che non recuperiamo dadi. Questa è una brutta problematica. Allora, proviamo l'angolo. Ma sicuramente lo lisciamo. E invece preso pieno. Ok, proseguiamo. Mettiamoci in position. Diciamo che è una posizione carina, ma non troppo. Specialmente quando prende un per due. Allora, se prendo... Niente. Se prendo nulla proprio, nulla. Ok. Proseguiamo. Diciamo che questa sarebbe posizione buona per angolo. Se ci gira bene, ovviamente non ci girerà mai bene. 6, 1, 7, probabilità manco. Vai, droppiamo i dadi. Angolo. Angolo preso. E va bene. Ok, là ci stanno i 1500 dadi che però in pratica ci portano comunque in drop. Perché la giocata è comunque in drop, raga. Almeno... Dai! Cos'è questo 5? La tristezza cosmica. Vabbè, attacchiamo a Kelly, Arando. Arando, totale. Olè. Abbiamo pure soldi a profusione, in realtà. Però... È un rischio grosso. Allora, me l'azzardo. Vai. 4 e 3. Imprevisto dollari. Mannaggia a noi la sfortuna. Forse Bryson. Yes! A per 200 è buona. Magari raddoppia. Dai, ti prego, raddoppiami. Ma vaffanbeccolo. Ok, niente. 800 punti puliti. Quello è buono. Però, però, si sente, eh. Si sente. Però ci permette di continuare a fare giocata. È quello che dico sempre io. Le volte a giocata è la miglior cosa. Vai per 200. Vai! Angolo, no! 5, 6, 7, 8, liscio di 1. Vai, vabbè, basta lisci di 1 però. E niente, tutti lisci di 1. Abbiamo droppato i dadi. Siamo a 6.000 quasi. 5, 6, 7. Dai, però gioco seriamente. La sto tirando tutta a 200, son pirla, lo so, ma per Diana. Cattiveria pura quella che sta succedendo adesso, eh. Pura, pura, pura. Pura cattiveria. Liscio. Pura cattiveria. Stazione. Oh, alleluia. Grazie. Ovviamente rapina. Me devo regolare un po', eh. Sto esagerando. Anche perché se droppo troppi dadi, poi non li recupero più perché il peg l'hanno fatto in maniera che è bustine. Devo regolarmi un po'. Secondo me. Poi. Ciao Marco. Ci scusiamo con Marco intanto per l'esagerazione. Ok. Tanto siamo primi attorno a 2 giorni. Che è buono perché comunque so tanti premi lì. Olè. Allora, no, vabbè, il 10 no, dai, è rapina. È rapina sicuro. Porca zozza. E niente. 3 anelli pure. Oh. Che peccato. Enorme peccato questo. Allora, continuiamo. Io vado a cercare... no, vabbè, un'altra station, però, cattiveria. Io... No, vabbè, dai, doppia rapina. Ma che è? Guarda, triplo anello? Ma sì! Giusto per farci rosicare. Questi erano bellissimi su Torneo 2 giorni. Kerdiana. Niente. Ci ha detto male. Allora, posizione. Proviamo Prison di nuovo. Che devo fare? Niente, 10. Vuoto cosmico. 516. Armor. Siamo scesi di parecchi dadi. Questo per 200 è stato un rischio importante e anche uno spreco importante. Ok, il problema è che manco mi ridà subito alla robina perché il torneo è 2 giorni, raga. Quindi domani finisce. Quindi non ci ridà subito i dadi. Spostiamoci, vabbè, però 5-3 cattiveria.
mandi in posizione buona per session, ma noi diciamo ci interessa più l'angolo. Allora io provo a puntare sempre sulla Prison. E magari c'è da raddoppio. Quindi vado sempre in alto di là. Come facevo una volta in pratica. Per 200 solo da... ho capito però 6 e 6. Veramente sei una bestia di Satana, gioco, eh. Mi vuoi proprio male. Ok, 5 e 4. Sì, ho capito. Mi ha fatto il giro al mondo. Proviamo. Ti prego, Prison. Niente. Ovviamente liscio di 1. Ok, vabbè. Allora, diciamo che la situazione è un po' gnè. Potrebbe andare molto meglio, però sto azzardando troppo. Quello è vero. Però sapete come è fatto Mordu, che cercherò di recuperare dopo, però. 6.000 da 10.000 che stavo. È un bel rischio che mi sto a prendere. Ovviamente tutte le station ce le stiamo a magnà. Un'altra rapina. Ma com'è oggi tutte rapine, raga? Scusate, torna a 2 giorni, tutte rapine tra anelli. Poi quando ci passa per 200 è distruzione. Ma io non ci credo. C'è qual quadra che non va. Proviamolo. Per 200 da qua e niente. Vuoto cosmico. Sento l'odio salire dal mio intestino. Sì, sì, è proprio tipo acido, no? Ok. Nulla. Niente station. Vabbè, ma è cattiveria però. Sempre di uno là. Proviamo. Ok. Niente, vuoto. 6, 7, 8, 9. Imprevisto. Dadi, grazie. Mi serviva, ovviamente. Ok, mi sono rimasti 6 minuti. Però se la gioco tutta così, finiamo male. Secondo me. Facciamo dei drop importanti. E già l'abbiamo fatto, perché abbiamo fatto sparire 5.000 dadi. Sinceramente, Devo ritornare sulla mentalità che i per 200 noi devo proprio gestire. Che se no mi rovino. 5, 6, 7, 8 preso. Dai però, santo Dio. Poi dice che uno non ne tira qualcuna, raga. Io oggi ne tiro qualcuna sicura. A 100-100, proprio. Palese. Niente, eh. Allora, diciamo che c'ho la posizione buona per session da qua. Il problema è che questi mi stanno dietro. Non sembrava, ma... Oh, station, dai. Fammi rapina, ti prego. E vaffanbeccolo. Mo che mi serviva. Vabbè. Andiamo da Marco. Nulla. La vedo molto dura questa situazione. Ma penso che non userò tutto il per 100, sennò... Mi rovino. Ok. Allora, 800, abbiamo 1.800.000 sopra per costruire, abbiamo ripreso dei dadi, 350 comunque, ridicoli, i premi dei dadi sono proprio ridicoli ultimamente, ma lo erano già prima, però adesso se no da molto di più, veramente, se devo dirla tutta. Ok, proviamo ad andare avanti. A me basterebbe una bella Prison di quelle fatte bene a per 200, no? Così raddoppiamo se siamo fortunelli. Questo tipo, no? Ovviamente a noi non ci dice bene. Vabbè. 5, 6, 7, 8. Forse imprevisto. Stazione. Fammi rapina. Ti prego. Oh, dai. Questo è buono. Questo è molto buono. Abbiamo finito pure soldi a profusione, eh? Questa è molto buona. Vai, 3.200 secchissimi. Così ci allontaniamo pure dai nostri contendenti. Che poi ci ha ridato 450 dadi. Beh, i peg sono buonissimi, perché dovrebbero essere sufficienti per lo swap pack. Ok, diciamo che stiamo a 6.025 minuti. Ok, dovremmo giocare altri 4 minuti dei per 1.000. No, io direi che mi fermo qua. Costruisco. Quindi devo usare la capoccia. Non uso la capoccia. Per 200 è un rischio troppo grande. Non me lo devo prendere per ancora tantissimo, secondo me. Devo far saltare le teste a sti per 1.000. A sti grande scommettitore. Cioè mi fa comodo, perché comunque da belloni li salgo più velocemente, e quindi vado più velocemente anche a premi migliori. Però è un rischio.
È un rischio grosso quello che mi prendo. Comunque dovrei aver caricato pure abbastanza cassa community. Speriamo. E poi andiamo sul peg. Ok. Proseguiamo. Olè. Ah, c'è corsa alla tappa. Buonissimo. Allora devo sbrigarmi. 2 ore e 20. Ah, no, 2 ore e 20 di corsa alla tappa. Non male, raga. Mi sa che un po' dei dati li rifacciamo. Sì, lascia perdere che ti piace o non mi piace il gioco. Il gioco è bello, ma lo state facendo diventare brutto. Se quelli della Scopely... Allora, io non dico tanto la Scopely, io dico Hasbro. Tu stai a fare una collaborazione con la Scopely. La Scopely sta rovinando il tuo gioco. Tra virgolette, no? E usa il tuo marchio. Io due paroline gliele direi. Perché lo sta facendo diventare talmente punitivo che diventa un gioco, non dico d'azzardo, ma ci manca poco. E non è che chi ci gioca è uno grande sempre, perché è un gioco da cellulare comunque. Quindi potrebbe essere anche uno piccolo che c'ha la carta di credito del babbo, che piglia male quel giorno, non ha dati, usa quella del babbo e poi di chi è colpa? Del bambino? Del genitore che gli ha dato il cellulare? O del gioco che non è sotto controllo in maniera importante? Eh? Anche perché poi la gente se ne va. La gente se ne va. Quindi un gioco non lo devi far fallire, lo devi far crescere. Per farlo crescere devi fare un equilibrio tra punitivo e carino. Però il regalo non deve essere la pedina in alto qua, che è carina e va bene. Ma 25 dadi. E noi per completare un tabellone me ce ne servono, per completarlo me ne servirebbero più di 6.000. Ma nessuno riuscirà mai a completare un tabellone dei giocatori medio-bassi. E di quelli lì che non c'hanno persone che gli regalano le carte o gliele scambiano o, gliele o le possono chiedere al pubblico e la gente gliele manda. Cioè, è cattiveria pura, no? Non so se rendo l'idea. Allora, intanto noi stiamo continuando a salire. Abbiamo ancora tantissimi milioni, abbiamo tantissimi di quelli là. Quindi stiamo recuperando 6, 55 più 60, 100... 50 dadi a botta che saliamo da bellone, più gira la ruota. E stiamo per salire di livello. Quindi qualche dado lo recupero sicuro. Metti che non stiamo a 6.000, stiamo a 7.500. Che dice bene, oppure troviamo qualche carta nuova e facciamo il pezzettino dell'album. Anche se ci credo poco, mo sono rimaste proprio le ultime, raga. Sono rimaste proprio le ultime. Ok, perché mi avete aiutato talmente tanto che siamo arrivati a livelli stratosferici. Ok, io sto continuando a salire... ruote e sto continuando a prendere ovviamente anche gli altri dadi. Infatti siamo già a 6.300, raga. Siamo già a 6.340. Con due tabelloni siamo arrivati a 1.800. Oddio, 1.800 era? Aumenta gli scudi? Quarto scudo? Mi sa. Sono arrivato al quarto scudo. Dopo ci sono i 500 dadini. Anche quella è una buona cosa. Ok. Vai, in pratica stiamo, ripeto, salendo di 130 dadi a tabellone, più i dadi che si fanno qui girare la ruota, più i dadi che si possono fare con i level up. Sinceramente stiamo andando non di lusso, di più. Ovviamente ho fatto, ripeto, uno spreco grosso, perché a per 200 non dovrei giocare ancora. Dovrei aspettare almeno, non i 10.000, ma penso almeno i 20.000-30.000, perché devo sempre ritornare di dadi. Perché 3.000-4.000 dadi, anzi questa volta abbiamo fatti 6-11... 4.000 dadi li abbiamo mangiati nel video di oggi. Già soltanto in questo video. Poi ripeto, il peg è diventato punitivo perché è buono per trovare subito le collezioni, ma è brutto perché non ridà dadi. Cioè, prima riusciamo a riprendere dadi, raga, dal peg. Quindi aveva un senso fare il peg. Come la collaborativa adesso. La collaborativa non c'ha più il per 1.000, non c'ha più il double, non c'ha più niente. E che ce faccio io con quella roba? Senza per 1.000 e senza double. Come recupero i dadi? Cioè, è quello il problema. Loro non comprendono che la maggior parte dei loro giocatori o sono free to play o sono fuffaroli. Perché tanto è così, ragazzi. Mi dispiace dirlo, ammetterlo, ma la maggior parte dei giocatori sono free to play e fuffaroli. E poi c'è qualcuno che c'ha i soldi con le tasche bucate e shoppa. Ma non siamo tutti così, Scopely. Cioè, se fossimo tutti così non staremmo le ore a fare i video, non saremmo le ore a lavorare, non sare... nel senso, c'è sempre un limite. E secondo me stanno sbagliando in maniera greve, greve, greve. Stanno favorendo le collezioni, ma non stanno facendo recuperare più dadi.
E quindi alla fine uno deve o pagare o aspettare, quindi non gioca. Il problema dei giochi, e io questo non lo dovrei insegnare io alla Scopli, il problema dei giochi, specialmente da cellulare, è che salgono e vengono visti e vengono messi in alto in classifica quando hanno un periodo di giocata lunga. Quindi vuol dire la gente deve essere invogliata e deve passare tante ore sul gioco. Monopoli, avendo un limite di dadi importanti e punitivo che te leva i dadi, ovviamente che succede? La gente, una volta che è arrivata al limite, o è arrivato a zero dadi, perché molti giocano pure al proprio il basso, quindi arrivano a zero dadi, che fanno? Si fermano. E se si fermano, che succede? Il gioco crolla. Monopoli in classifica non ha retto per tantissimo, ha retto all'inizio perché era una bella idea, cioè, per carità, è il gioco classico da tabellone, però fatto da Monopoli, quindi anche un po' di nostalgia, anche un po' di gioco ovviamente che abbiamo giocato tutti, rifatto a modo suo per smartphone, quindi comodo, molto gioco da bagno, insomma, e te metti là quei 10 minuti e te fai la partitina, però così sì, lo perdi, cioè a me dispiace tanto perdere Monopoli, io non vorrei perdere Monopoli. Cioè sto facendo in tutti i modi per gestirla al meglio, per continuarla a portare anche per voi. E ho riniziato addirittura la serie, cioè nel senso non me ne frega una mazza di dover iniziare, anche perché questo gioco lo permette, però lo permette, poi c'è il rischio che te bannano perché gli gira male, perché fanno la girata di cosa, oppure te levano i dadi perché cambiano le robe, e comunque il peg a me mi dà proprio qua. Cioè mi piace perché mi fa prendere le carte, però non ripiglio dadi. E io i dadi li sto a riprendere perché mo posso costruire. Se io adesso stavo al vecchio account, col vecchio account io non costruivo mai. Una volta ogni tanto, perché era impossibile. Dove andava a finire quell'account che non poteva recuperare dadi? Alla fine droppavamo. Come è successo un periodo, una volta siamo arrivati a 300.000 dadi, non so se vi ricordate. E dopo i 300.000 dadi, io sono sceso in una settimana a 190.000 dadi. Non so se vi ricordate per recuperare poi quanto ci abbiamo messo. Poi è ricapitato un periodo buono, ma è un periodo. Il periodo non è che funziona sempre. Comunque mi è aumentato talmente il costo della costruzione che non posso più costruire. Siamo arrivati al limite, ragazzi. Siamo arrivati allo limite, mi sa. Perché ho letto 2 milioni e 9 alla prima costruzione. Quindi siamo arrivati al massimo recuperabile di oggi, mi sa. Però dovremmo essere ritornati intorno ai 7.000 dadi. Siamo arrivati? Fammi vedere. Ok, beh, questa corsa alla tappa da ore e ore mi piace. Devo dire che l'abbiamo presa bella giusta, secondo me. Ovviamente tutte le varie casette. Siamo primi nel torneo 2 giorni, però ricordiamo, è un torneo 2 giorni. Quindi non dà i dadi adesso indietro, li dà domani sera, anzi dopodomani, in pratica. Perché visto che... Oh, ok, cassaforte, dai. Dammi una bella carta che mi manca. Dai, fammi sognare. Sono bustine piccole, però. Sono bustine piccole, sono doppioni, raga. Sono doppioni. Ok. Allora. Gira la ruota. Bis. Altra cassaforte. Va bene. Dammi bustine buone. Oh, bustina buona. Dammi carta nuova. Ah, doppioni. Annaggino. Ok. Agente di borsa. Comunque ci stiamo allungando di nuovo. Questo sarà un altro video da 40 minuti. Lo so che a voi fanno piacere, però. Allora, siamo arrivati a 3 milioni. 3 milioni, io faccio 3,04 per 112. 340 trillion, billion. No, questa volta sono million. Ok, li stavo già rimoltiplicando all'infinito. No, vabbè, non si riesce, siamo arrivati al limite. Allora, il qui sono primo in classifica, ripeto, e non penso durerà tanto perché questo 3000 e 2000 sono giocatori veri, 100-100. Devo cercare di pushare nel pomeriggio, qualcosa dovrò fare. E andiamo a prenderci sti peg, cioè abbiamo 403 peg. E andiamoci a prendere la swap se ce la facciamo. Ovviamente ormai il 30 centrale non conta più. Ormai cambia e basta. Peccato, ok. E allora, vai con i rimbalzini. Facci sognare. Ok. Oh, niente. Comunque, uno di voi mi ha detto, Mordug, sembra molto divertente. Hanno fatto che si va spesso al centro. No, 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 no. Assolutamente. Proprio, a me non lo vede neanche il centro. Ok, 1500 non l'ho ancora mai visto da quando è uscito il peg ieri.
Pratica. Eccolo. No, vabbè, l'ho appena detto. Dai, vabbè, no, tu mi ascolti. Tu sei, fai come cosa, come quella di Amazon. Non la chiamo perché ce l'ho in casa. Se la chiamo, mi risponde. Ok, stiamo arrivando a una bustina decente. Allora, al centro ci sono un sacco di bustine, per carità. Oh! No, vabbè, no, non è possibile, raga. Cioè, l'ho appena detto e sta facendo quello lì che avete detto voi. Ma mi stai prendendo in giro, gioco? No, secondo me mi sta prendendo in giro, non può essere. Ok, buono, buono, mega rimbalzino. Però se ne va sul 30. Ok, allora non ci arrivo alla swap, raga. Non ci arrivo assolutamente alla swap, almeno che non rimane al centrale. Però intanto una viola ce la prendiamo. Vabbè, ci abbiamo ancora qualche giorno per la swap. Ok. Ole, buono. Bueno, bueno. Qualche dado l'abbiamo ripreso, ma è veramente spiccioli. Veramente spiccioli, raga. Perché li riprendiamo qualche volta dal centro. Hanno fatto quella roba a stella. Oh, 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 bello. Mi ha fatto credere che forse ci riandava. Allora, sicuro la viola la prendiamo. Questo è bene. Ok, bel rimbalzino. Allora, 450, ecco la viola che arriva. Guarda, mo per qualche pelo non la prendiamo, eh. Come fa il punitivo e mi manda sul 30. Guarda, rimbalzini, bello. Lì c'è una bustina viola al centro. Ma che dici? Voglio quella bustina adesso, prendila. Grazie, 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 grazie. È perché hanno messo molti... No, vabbè, 30 è punitivo, guarda, mo niente... Ok, l'ha presa. Siamo a 7 su 8. Diciamo che questa ci arrivo domani. Ci arrivo nel video di domani, raga. Allora, abbiamo preso tantissime bustine, di cui una viola. Ovviamente molte sono doppioni piccoli. E qualche dado indietro l'abbiamo riacchiappato. Però, insomma... I dadi ormai... Oh, sì! Stile di Vibranio! 4 stelle dorata! Yeah, nuova! Bene così, cominciamo benissimo. Ok. Vai così. Poi non ho visto a quanti dadi siamo tornati. Mi sono distratto talmente tanto dal peg. Ok. Ah, beccato doppione. Un altro beccato. No, è quello che abbiamo ottenuto ieri con lo scambio. Ok, questi sono quelli dei pioni adesivi. Questi sono proprio i premi presi. Ok. Ah, sfera di Agamotto. Guardate i doppioni per voi. Porca zozza. E niente. Allora, allora, allora. Siamo tornati a 7100. Comunque il drop c'è stato. Io oggi pomeriggio cerco di prendermi i progetti miliardari in tempo, se ce la faccio. Così da recuperare un po'. E mi prendo pure tutte le casette che stanno qua, così magari salgo a 2000 e prendo pure i 500 dadi. Ok, diciamo che ormai stiamo facendo sta giocata. Saliamo a 10.000 e ritorniamo giù. Saliamo a 10.000 e ritorniamo giù. Ok, allora. È arrivato il momento che tutti aspettavate. I regali delle carte. 147 su 162. Per avere le carte regalo da Mordoghino, molto semplice, dovete essere iscritti al canale, lasciare mi piace all'ultimo video, condividere il video con i vostri amici, ovviamente essere miei amici in gioco, quindi codice amico che trovate direttamente anche in video. E mi raccomando, quando mi chiedete le carte, lista dettagliata delle carte che vi servono. E io ovviamente vado a cercare per set, quindi set 11, set 12, mi serve la carta set 12, colti sul fatto, set 13, dorata perché c'è l'evento magia d'oro, insomma, ok? E se avete scambi da fare, tipo che ne so, mi serve migliori amici, ce l'avete, vi serve una carta 5 stelle, magari possiamo scambiare, ok? Allora, la situazione è questa, mi sono rimaste qua solo le dorate da prendere, un Mister Cerebro doppione molto carino, e addirittura ho carte doppioni dell'ultimo set. Fantastico. Devo dire che stiamo andando molto rapidi. Di questa cosa sono contento. Va bene, vado a vedere se c'è qualcuno a cui regalare carte. Allora, la prima carta di oggi. Oggi ne ho solo 4, ragazzi, perché ho fatto lo scambio, come avete visto. Salvatore si prende la prima. Vai. E si prende la carta del 7-9 in trappola. Allora, la seconda carta di oggi va a Julie. Ok, che mi sai la prima volta e ti mando carte, vero? Mi sa di sì. Intanto, grazie in anticipo, mi dice... Certo, ti mando la carta che mi hai chiesto, set 16, la prima che mi hai chiesto, che è Ultima Tecnologia. E altra carta va a Lulu, altra Ultima Tecnologia, vai. Prego, fanne buon uso. Ultima carta di oggi la manda Gabriele, che è un altro ragazzo nuovo che mi ha mandato l'amicizia 9 ore fa. Mi ha chiesto una carta del 714 X Manicure. Te la mando immediatamente, Gabriele, e benvenuto tra di noi. Fai pubblicità tra gli amici che giocano a Monopoli. Mi raccomando, dobbiamo aumentare, ragazzi. Vai così. Penso di aver dato tutte le carte di oggi. Siamo rimasti con 22 peg.
Siamo ancora primi, ma penso durerà poco perché comunque gli altri giocatori cominceranno a giocare, almeno che non sono tutti bot o proprio bassi bassi. Però se dovessi vincere 2500 dadi con la bustina viola non sarebbe per niente male, sinceramente. Ok, questa era la puntata, spero vi sia piaciuta. Manca una cosa sola che me l'ero dimenticata completamente. L'avevo proprio cancellata dal mondo. La povera cassa community bistrattata. Ok, la apro al volo. Vai, bonus amico. Ok, ci siamo. Va bene, soldini, ci siamo due volte. Ok. Tanto ringraziamo sempre Marco per gli attacchi di oggi. Vai così. Oh, vabbè, stiamo facendo dei buoni per, eh? Peccato, ho parlato. Vedevo, sta zitto, mannaggia a me. 25 milioni, ovviamente non arriviamo al valore richiesto perché era 300 milioni totali per la costruzione e abbiamo dato il massimo. Abbiamo dato il massimo per oggi, anzi abbiamo fatto più del dovuto vedendo i dati. E niente ragazzi, questa è la puntata di oggi, spero vi sia piaciuta. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag Monopoly Go qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo nel prossimo video.